partire dal firmware 2.5, Eagle Core consente di fare astrofotografia anche con le nuove mirrorless digitali, come le Nikon Z6 e Z7 oppure la Canon EOS R. Scopriamo tutti i vantaggi! Sony è stata la prima a innovare nel campo delle mirrorless digitali, ma per alcune limitazioni non è stato possibile utilizzarle al 100% in astrofotografia con i telescopi. Per fortuna adesso Canon e Nikon hanno presentato diverse mirrorless digitali che sono perfette per l'astrofotografia. Confrontiamo ad esempio la mirrorless Nikon Z7 con sensore full frame con la reflex digitale Nikon D610 sempre con sensore full frame. Prima di tutto la mirrorless è meno pesante della reflex e quindi crea meno problemi al focheggiatore del vostro telescopio. Le camere mirrorless sono molto più sottili rispetto alle classiche reflex, infatti non hanno lo specchio ribaltabile. In questo modo il sensore è molto più vicino alla baionetta anteriore, in questo caso solo 16 mm di distanza rispetto ai 46 mm delle reflex digitali Nikon. Anche la baionetta è diversa. Le mirrorless digitali Nikon e Canon infatti sono dotate di una baionetta più larga e questo aiuta a ridurre la vignettatura. Il minore back focus delle mirrorless aiuta molto nel collegare la camera a telescopi e ai correttori. Gli spianatori riduttori di focale richiedono di posizionare il sensore della camera a una precisa distanza dal correttore, spesso 55 mm. Questa distanza si ottiene aggiungendo alla reflex l'anello T2, ma non potete aggiungere altri accessori nel mezzo, in quanto allontanerebbero il sensore dal correttore. Invece, il minore back focus delle mirrorless consente di inserire vari accessori tra camera e correttore, ad esempio guide fuoriasse o slitte portafiltri, come la Vader UFC. Attraverso appositi adattatori possiamo infatti collegare la slitta portafiltri Vader UFC davanti alla Nikon Z7 o Z6 e Vader ha anche degli adattatori per collegare l'UFC davanti alla Canon EOS R e quindi collegare il tutto al riduttore ma mantenendo la giusta distanza di back focus. In questo modo possiamo inserire un filtro da 50-8 davanti al sensore della camera ed è facilissimo cambiarlo senza rimuovere la camera dal focheggiatore. Ed ecco il sistema perfetto e completo per fare astrofotografia con le mirrorless digitali e i telescopi, con slitta portafiltri Vader UFC, sistema di messa a fuoco sesto senso, tutto alimentato e comandato in remoto con Eagle Core.